Ciao, sono Gisa Jo e volevo, no, ancora no, sì. Volevo fare un tutorial su un laccio e trovo questo tutorial sembra non venire mai a capo perché si verificano cose davvero strane. Una volta una cosa, una volta un'altra, poi perdo l'ago più affidabile, eccetera, eccetera. Comunque vorrei fare, ecco, il tutorial di un laccio che è così. E io ho fatto parecchi lavori con esso, di esso, insomma. E ecco, si è giusto sfilato. È utile questo laccio perché può servire, ecco, come pezzi di collana come questo. Il fiore poi va fatto, o perlomeno questo elemento qui va messo quello che uno ha o quello che uno vuole fare, insomma. Io l'ho fatto secondo uno schema e che, ripeto, sta in una delle tante riviste che compro, ma di tanto in tanto, non proprio tutti i giorni, voglio dire, anche perché costano un bel po'. Allora, questo laccio, dicevo, si presta molto sia come collana, sia come bracciale, sia come che è a spirale e bicolore. Allora, il colore della serpentina che sale comincia con più rocaie da infilare, e quello invece predominante, questo rosa, comincia con 3 rocagline e continua sempre così. Le une si affiancano alle altre e formano questa spirale tanto carina, insomma. Ora facciamo il tutorial sperando che tutto vada bene, perché veramente si sono verificate cose spiegabilissime, ma voglio dire, ci deve essere pure una fine, no? Negli intoppi, ecco. Allora, faccio il fermo del filo, questo è il monofilo e questo è il lago più lungo che ho trovato, e più sottile deve essere perché in alcune rocaglie si ripassa troppe volte. Io faccio questo cordone di due colori, bianco e verde, e vediamo. Allora, mettiamo 4 bianche, 1, una, 2, 3 e 4. Le rocaglie dovrebbero avere un buchetto un po' forte, voglio dire, proprio essere bucatine abbastanza, perché sono soggette a spezzarsi. Passa e ripassa, accade questo. E quindi 4 bianche e 3 verdi. Dopodiché facciamo un anellino, le leghiamo, insomma, no? In maniera da formare un anello. Formiamo l'anello. Ecco l'infilatura. Ecco, adesso siamo in pieno tutorial, quindi ecco l'infilatura, eccola qua. Queste sono le rocaglie che hanno secondo le mie disponibilità, il buco più grandicello. E se il lago non è sottile, si spezzano, ti lasciano in tronco. Allora, ecco qua l'anellino: 3 verdi e 4 bianche. Adesso che facciamo? Ne prendiamo una bianca, speriamo bene, e 3 verdi, una, due e tre, così. Lasciamo scorrere questa infilatura lungo il filo, va bene così, vicino all'anellino. Poi andiamo dietro verso le bianche e infiliamo, lasciando le verdi per conto loro,
Infiliamo le quattro bianche ultime, tre del giro precedente e una, questa qui, di questa infilatura. Poi spingiamo il lavoro verso il basso e vedremo che le tre infilate adesso si affiancano spontaneamente proprio alle precedenti. Ancora una bianca e tre verdi, infilatura 1, 2 e 3. Ok, lasciamo scorrere verso il basso, verso il lavoro, eccole qua, andiamo sul retro sulle bianche, infiliamo le ultime 4, per cui dobbiamo fare così. Allora, 1, 2, 3, così le mettiamo in fila, 1, 2, 3. E 4, 3 sono del giro precedente, una l'abbiamo infilata adesso. Estraiamo l'ago col filo, scusate, così, l'estraiamo, facciamo scorrere verso il basso il lavoro, la mano non ci deve essere, e le verdi si affiancano alle altre. Eccoci di nuovo, una bianca, l'infilatura, 3 verdi, 1, una, 2 e 3. L'infilatura scorre lungo il filo, così prendiamo, andiamo giù verso il lavoro, infiliamo l'ago e il filo sulle bianche, nelle bianche, le ultime 4, così mettiamole per benino, ecco, le ultime 4, 3 del giro precedente e una messa adesso, mentre le verdi come al solito le lasciamo per conto loro. Tiriamo il lavoro verso il basso e ecco le verdi come si affiancano, così. Ecco come succede questo qui, diventa una spirale, ecco, in questo modo. Di nuovo una bianca e tre verdi, una. L'ago e il filo si sono impigliati, e tre verdi, una bianca e tre verdi, una, due e tre, va bene? Lasciamo scorrere verso il basso, verso il lavoro, poi andiamo alle bianche, sulle bianche e le infiliamo le ultime quattro. Costituite da tre del giro precedente e una infilata adesso. Poi tiriamo il lavoro verso il basso e le verdi si affiancano spontaneamente alle altre. Ecco così, così succede. Infiliamo di nuovo una bianca e tre verdi, una, due e la terza, eccola qua. Allora, l'infilatura va lasciata scorrere lungo il filo fino al basso, poi dopodiché giriamo il lavoro e ripassiamo attraverso le ultime quattro perline bianche, così. Poi lasciamo scorrere il lavoro verso il basso e le verdi si affiancano spontaneamente alle altre. Però un'assestatina ogni tanto bisogna darla perché può darsi che esse stesse ci tradiscano, così come il filo che si impiglia, si allenta e roba varia, insomma le solite cose dei fili. Una bianca e tre verdi, uno, una, due e tre, eccole qua, che scorrono verso il lavoro, giù. In giù lungo il filo, andiamo alle bianche e ripassiamo nelle 4, nelle ultime 4, 3 del giro precedente e una aggiunta adesso, le verdi per conto loro. Poi lasciamo scorrere il lavoro verso il basso e accade che queste verdi si affiancano alle altre. Di nuovo una bianca e tre verdi, una, due e tre. Andiamo avanti, scorrono lungo il filo,
andiamo sulle bianche, in mezzo le infiliamo, le verdi vanno per conto loro, infiliamo le quattro bianche, tre del giro precedente, una aggiunta adesso, dopo spingiamo il lavoro verso il basso e vediamo come queste verdi si affiancano alle altre, sembra una sestatina, bene? Ancora bianca, una, verdi, tre, una, due e tre, così, lungo il filo, l'infilatura. Poi dopodiché sul retro si va alle bianche, si infilano le ultime quattro e le verdi si lasciano per conto loro. Si estrae l'ago il filo, mandiamo il lavoro verso il basso, ecco le verdi che, eccole qua, si affiancano le una alle altre. Una bianca, vediamo, il buchetto non mi piace. Una bianca e tre verdi, una, due, non proprio quella, trasparente, una, due e tre. Ecco, l'infilatura va in basso, andiamo sulle bianche, infiliamo le ultime quattro, di cui tre del giro precedente, lasciamo scorrere le verdi, tre del giro precedente, una aggiunta adesso. Estraiamo il l'ago con il filo e vediamo che le verdi si affiancano alle precedenti. Ecco, ecco già la spirallina, già si vede, però ne facciamo un po' di più visto che ce lo consente sia l'ago che il filo che le rocaglioline, un po' tutto insieme, insomma, una bianca e tre verdi, una, due e tre. Così, ecco, scorrono lungo il filo come in precedenza, andiamo sulle quattro bianche, in mezzo alle quattro bianche, lasciamo passare l'ago col filo, ecco, tre del giro precedente, questa aggiunta adesso, le verdi per conto loro, si estrae il filo, si manda, si spinge il lavoro verso il basso e le verdi si affiancano alle precedenti, però dicevo, diamo sempre una sestatina perché tendono anche ad accavallarsi, come no? Allora, una bianca, una bianca col buchetto grande, ecco, una sola, poi tre verdi, una, due e tre. Si lasciano scorrere lungo il filo, dopo si va sul retro, si infilano ago e filo nelle ultime quattro bianche, così, mentre le verdi le lasciamo per conto loro, estraiamo ago e filo e quelle verdi, spingiamo il lavoro, si affiancano alle altre, così, una bianca e tre verdi, una, due e tre. Ecco, scorre l'infilatura, andiamo lungo le bianche, attraverso le ultime quattro, le verdi per conto loro, il lavoro lo spingiamo verso il basso, così, ecco, 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 e le verdi non ci sono, ecco, ecco, basta sestare un po', dare una piccola spinta, si sono allineate. Una bianca, tre verdi, una, due e tre. I verdi non ha importanza se non sono con il buco grande perché non si ripassa due volte. Ecco qua l'infilatura, andiamo poi nelle bianche e facciamo passare l'ago e il filo nelle ultime quattro mentre le verdi vanno per conto loro. Allora, estraiamo ago e filo e spingiamo il lavoro verso il basso e vedremo che le verdi, come prima, si affiancano alle altre. Ma non si se non si affiancano bene, ecco così, noi dobbiamo dare una sestatina e tutto va a posto.
purché non inceppi il filo. Allora, una bianca e tre verdi. Una, due e tre. Scorrono lungo il filo, così. Andiamo nelle quattro bianche, lasciamo passare ago e filo nelle ultime quattro bianche, 1, 2, 3 e 4, 3 del giro precedente, questa infilata adesso, le verdi per conto loro, spingiamo il lavoro in giù e si affiancano alle altre, le verdi, ecco qua la spiralina, insomma, adesso sono tre gruppetti e si vede abbastanza bene, insomma. Io direi di lasciarlo così il lavoro perché potrebbe, insomma, o finiamo il filo, insomma, potrebbe finire il filo, ho bisogno di ricongiungerlo. E naturalmente mi potrebbe dire male, visto che fino adesso questo lavoro non aveva buon fine, insomma, non aveva avuto. Allora, una bianca e tre verdi, una, due e tre, va bene? E tre, ecco qua, lasciamo, infatti. Ecco il filo corto, che se comunque un'infilatura, un'altra la facciamo. Il filo si è sfilato, come si dice, lo rimettiamo a posto, però una sola infilatura facciamo, come vedo, una bianca e tre verdi, una, due e tre. Ecco qua, lasciamo scorrere l'infilatura lungo il filo. Ne è rimasto poco ormai, ecco. Poi andiamo sulle bianche, infiliamo il filo in lago nelle ultime quattro, spingiamo il lavoro verso il basso e le tre si affiancano. Ecco, se si sono, vediamo, controlliamo se si sono affiancate bene con una piccola, ecco, adesso sì, assestatura. Ecco, così. Ecco qua il lavoro. Come vedete, togliamo il sant'ago e riprendiamo il lavoro precedente. Come vedete, è la stessa cosa. Ecco, questo in piccolo, questo come lavoro compiuto e poi vedrò di fare quello che devo fare, insomma, un braccialetto, un'altra collanina e via discorrendo, insomma. Vi saluto, al prossimo tutorial. Arrivederci.